Ciao. Ciao. Nome? Robin Nicole. Ruolo? Difensore centrale e terzino sinistro. Numero di maglia? 3. Personaggio del Signore degli Anelli preferito? Legolas, in quanto è uno dei guerrieri più forti dell'intera compagnia e abile arciere. Chi è il tuo giocatore del Milan preferito di quest'anno e perché? Allora, il giocatore del Milan preferito in generale sarebbe Paolo Maldini, che è il mio idolo. Infatti indosso la maglia numero 3 per quel motivo. Di quest'anno, allora beh, è difficile trovarne uno perché stanno facendo tutti un'ottima annata. Forse quello che mi ha colpito di più, il mio preferito appunto, è Theo Hernandez, in quanto ha una forza esplosiva impressionante e quando parte sulla fascia non lo ferma nessuno. Poi è bravo anche tecnicamente, riesce a mettere i cross giusti, coi giri giusti per gli attaccanti, i centrocampisti in area. Raccontaci di te. Cosa fai quando non giochi a calcio? Quando non gioco a calcio studio. Studio all'Università Beni Culturali di Trento e tra i momenti liberi, quei pochi liberi in cui non studio, non gioco a calcio, siccome non si può uscire in questo periodo di casa praticamente, è giocare alla PlayStation. Non nascondo che sono una nerd. Mi piace molto, mi tengo anche informata sui vari videogiochi che escono e quando. Ora parliamo della squadra. Un aggettivo per descrivere Giordana Torresani. Un aggettivo per descrivere il capitano. Sfortunata, oserei dire, scherzando, perché quest'anno si è fatta male durante un allenamento e quando era il momento di operarsi, la situazione che stiamo vivendo ormai da un anno è peggiorata, quindi non ha potuto operarsi. Ma a parte questo, oserei dire sincera da un punto di vista calcistico, in quanto lei non si fa problemi a dire le cose come stanno, secondo lei, i problemi che sorgono durante la partita, lo dice anche alcune volte all'interno della partita stessa e questo, insomma, da un lato non è proprio il momento più corretto per dire e discutere di queste cose. Chi porteresti con te al cinema a vedere Lo Hobbit e perché? Questa è una domanda difficile. No, dai, strana, ecco. Io non porterei nessuno in particolare, in quanto porterei invece qualcuno che ha vissuto una situazione difficile, nel senso che si è trovata a sentirsi in un pesce fuor d'acqua più volte o anche solo una volta nella propria vita, in qualsiasi contesto scolastico, sportivo o anche sociale, in quanto il messaggio del libro, ma della trilogia appunto, è quello di far capire che anche le persone più piccole, anche le persone che apparentemente possono risultare le più sbagliate nel ritrovarsi in quel contesto, in realtà sono le persone più giuste. Per esempio, appunto nel libro, i nani non sarebbero mai giunti alla montagna solitaria Erebor senza Bilbo, il protagonista, lo Hobbit. Questo appunto ci fa capire che anche le persone appunto più piccole possono fare grandissime cose, possono cambiare il destino, per esempio nel libro e nei film, di altri personaggi. Nella vita di tutti i giorni il libro a me ha aiutato tantissimo il fatto che ti fa capire che anche se affronti situazioni difficili continuamente, puoi farcela, in quanto se ce l'ha fatta un hobbit ad attraversare tutta la terra di mezzo, a sconfiggere un drago, a aiutare i nani a giungere al loro obiettivo, tutti possono farcela a appunto sconfiggere i propri draghi, i propri limiti, per così dire. A chi chiederesti suggerimenti ad un esame di inglese? Ok, la mia compagna di squadra è Giulia Rosa, in quanto è bravissima in inglese, non ha mai riscontrato alcun tipo di problema in questa lingua. Finiamo sempre con una profezia. Chi prenderà più ammonizioni quest'anno? Più ammonizioni? Ma io non vorrei gufarmela, ma secondo me sarò io. Se mai riprenderemo il campionato.
in quanto per 2 anni consecutivi ho rischiato di saltare una partita per l'accumulo di ammonizioni. Quindi sì, però un'altra persona che potrebbe concorrere sarebbe Matilde Fuganti, secondo me, ecco.